Per le pillole di creatività di oggi voglio farvi vedere cosa sto facendo. Sto facendo un maglioncino per me, un maglioncino che è un modello, diciamo non è un modello particolarmente originale perché ha queste strisce di noccioline, e le noccioline quest'anno vanno, e anche l'anno scorso andavano e vanno tantissimo. Quindi è un modello probabilmente già visto, però è un modello che mi sto inventando punto per punto, perché avevo fatto il progetto in un modo, ma man mano che sto andando avanti sto modificando. Volevo però farvi vedere questa striscia, vedete, di marrone che sto iniziando. E le pillole di creatività di oggi parlano appunto di questo. Cosa facciamo se vogliamo fare un progetto ma non abbiamo abbastanza filato di un colore solo? Cosa possiamo inventarci se non abbiamo abbastanza filato dello stesso colore per fare il progetto che stiamo realizzando? Magari perché abbiamo dei gomitoli che ci sono avanzati, o perché ci hanno regalato il filato, come nel mio caso. Ecco qui, io ho questi due bellissimi colori del filato Matisse che mi ha mandato Lollo Crea in omaggio da provare, e quindi avevo questi due colori che mi piacevano tantissimo, però devo dire sono molto diversi ma stanno bene insieme. Eccoli qui, vedete, uno è albicocca e uno è caffè, guardate che bello. Ho pensato, visto che non avevo abbastanza filato di questo colore, perché il maglioncino inizialmente doveva essere color albicocca, però guardando questo color caffè e vedendo che ha gli inserti chiari, ho pensato che comunque i due colori potevano stare bene insieme, e quindi ho deciso di fare delle righe nella parte finale del maglioncino, alternare delle righe sempre più grandi di color caffè per poi finire con un bordo, col bordo finale color caffè, e poi riprenderò nelle maniche questo stesso gioco di colori. Nelle maniche, perché qui vedete io ho fatto questo maglioncino con il top down circolare, questa è la manica ma chiaramente va finita. Quindi riprenderò il color caffè nella manica e lo riprenderò anche sul collo, facendo magari una riga di noccioline. Bene, questo può essere un'idea banalissima, perché sicuramente ci siete già arrivate da sole, però se abbiamo poco filato di due colori diversi, e se questi colori, anche se molto differenti, ma possono stare bene insieme, possiamo fare una cosa così. Progettare di inserire delle righe che aumentano di grandezza mano a mano che il lavoro va avanti. Bene, io proseguo con il mio maglioncino, vi saluto e vi mando un abbraccio. Ciao a tutte e a tutti. Ciao.